Ciao a tutti, oggi abbiamo questo blocco motore del Ciao e lo smontiamo a pezzi per vedere come è messo dentro. Cominciamo, prendiamo una chiave da 11, andiamo a svitare prigioniere. Comincio a svitare questo, così poi qua la molla è più morbida e non siamo scomodi per passare con la chiave per svitare l'altro prigioniero. Adesso qua ho un prigioniero, così la chiave per togliere il dado, così non è scomodo. Un altro dado. E poi ci rimane il terzo. Adesso tiriamo la testa in avanti, giriamo al contrario. Abbiamo tre rondelle, 1, 2 e 3, e questo che andava messo qua così, che dove poi va messa la testa del filo. Questo qui va messo praticamente qua sotto, dove poi ci va la testa con il filo, la testa del filo per schiacciare questo. Motore originale, Piaggio. Poi c'è questo qui che era sopra, era abitato a mano, lo togliamo. Dado, rondella, piattino, poi c'è frizione per la partenza, che sono nel loro piatto, le tre molle, frizione, qua c'è il taglio dove si va a incastrare nell'albero motore. Queste sono frizioni per la partenza, adesso per dire che quando si accelera il motore va su di giri, va a fare presa e va avanti. Invece qua nella campana, qua abbiamo queste mollettine qua, che queste sono per l'avviamento, per far partire il motore. Qua poi c'è tutto il suo gruppo, ma avevamo già visto come si smontava in un altro tutorial. Poi qua c'è il distanziale, questo qui è importante, questo distanziale qua, quando si mette, va messo dal diametro più grande sull'albero motore, perché il diametro più piccolo deve andare qua. Vedete che così combacia perfetto, perché se lo metti al contrario, se uno lo mette al contrario, va a fare forza sul sager, che è sbagliato, e poi qua rischia di andare a incastrarsi nel volano del motore. Invece si mette così, diametro più piccolo qua, perché va a fare presa qua. E quello più grande si mette lì. Adesso al di là di questa parentesi, prendiamo un cacciavite a stella, andiamo a svitare le viti 1, 2, 3 e 4 che tengono il copriventola. 1, 2, 3. Quattro. Questa qui in alto è quella dove c'è il pezzo di plastica che praticamente tiene la leva dell'aria del carburatore. Voilà. Adesso prima di togliere però il copriventola, svitiamo qua dove è tenuto questo convogliatore che è sul cilindro. Togliamo questo. Adesso può venire via il copriventola. Adesso qua abbiamo il cilindro, il volano. Qua facciamo leva, togliamo questo fermaglio qua. Adesso qua abbiamo volano e cilindro. Togliamo prima il volano, tanto lo smontiamo tutto a pezzi. Prendiamo l'estrattore apposito,
ne sono diversi tipi. Questo qui ha la chiave da 22 qua, da 19 sopra. Lo svitiamo parecchio, poi andiamo a vitare qua, lo vitiamo bene così, poi andiamo a vitare contro qua. Con la chiave da 20, ci vuole la chiave da 24, non da 22, scusate, da 24, chiave da 19, stringiamo, avvitiamo a mano e lui viene su. E abbiamo tolto il volano. Questo è anche abbastanza leggero, perché ce ne sono diversi modelli, alcuni sono più leggeri, alcuni sono più pesanti. Poi, qua abbiamo questa rondella qua. Apposita, vedete che fa la curva, bisogna tenere quella curva rivolta verso l'alto, così. Poi dopo qua abbiamo la camma delle puntine, quella che va a far aprire e chiudere le puntine. Questa non ci si può sbagliare, puoi montarla perché tanto all'incastra sulla chiavetta e quindi ha la sua posizione. Poi qua abbiamo le puntine, condensatore e le bobine. Una è quella che dà la corrente alle puntine e l'altra è quella che dà la corrente alle luci. Allora, adesso andiamo a svitare lì. Andiamo a prendere un cacciavite che vada bene da svitare lì. Sono avvitati forte, perché vanno avvitati bene. Cacciavite che vada bene, che sia anche comodo da svitare. Vediamo questo qua che ha la punta bella, ecco così. Questa vite qua è quella che va a fermare la misura con l'asola di quando si registrano le puntine. Invece questa vite qua più piccola è quella che dove c'è collegata il cavo che arriva dal condensatore e il cavo che arriva dalla bobina. Adesso prendo un cacciavite piccolo per poterlo svitare. Vediamo se riusciamo con questo. Quando dovete fare forza, piuttosto appoggiate il cacciavite così, così fate forza meglio. Qua ci deve essere una piccola glover, stiamo attenti a non perderla. Qua abbiamo questo cavo qua che arriva dal condensatore, che è questo. Poi qua abbiamo questo cavo qua e questo cavo qua. Qua tiriamo sulle puntine, queste sono le puntine. Poi qua abbiamo questo solenoide qua, che questo qui è quello che dà la corrente che serve per dare la corrente alle puntine. Andiamo a svitarlo. Se avete paura di dimenticarvi di come erano piazzate, piuttosto fate una foto prima di smontare, così non rischiate di dimenticarvi. Uno e uno, due. Io ho fatto già altri tutorial di questo, quindi vado abbastanza veloce perché avevo già fatto i tutorial. Tiriamo su. E questa è una. Poi c'è la bobina di sotto. Che questa qui è quella che va a dare la corrente alla candela. Questa qui dà la corrente praticamente alle puntine. Vedete? Questa qua, questo filo qua è quello lì che dà corrente alle puntine, che arrivava dalle puntine, che passa qua sotto. Questa bobina qua invece è quella che dà la corrente alle luci, che poi il cavo è questo qua, dove c'è questo inserto qua. Quindi ricapitolando, quella sopra dà la corrente alla candela e quella sotto
dalla corrente le luci. Adesso andiamo a svitare anche quella sotto. Uno, uno, due. Stiamo attenti a non perdere le viti e vari spessori. Adesso qua non si può togliere finché non togliamo questo. Questo qui, come vedete, basta schiacciare un po' e lui viene via. Vedete qua? Questo qui si schiaccia così e si spinge e si fa uscire. Adesso lui è ancora vincolato perché sopra c'è il condensatore. Andiamo a svitare la vite che tiene il condensatore. Tocchiamo il cacciavite adatto. Vediamo se questo qua ci passa. No. Prendo un cacciavite che sia adatto per quella vite lì. Se no, vado a prenderlo qua, perché sennò se non si usano i cacciaviti adatti si rischia di spannare le viti ed è un peccato. Vediamo un po' se questo inserto qua può andare. Sì. Vedete qua. Queste vite qui, andiamo a svitare queste. Anche qua, se avete pure dimenticarvi come erano messi i fili e le cose, fatevi sempre una foto. Questo è il condensatore. Questo andava attaccato nelle puntine e questa è la spazzola che tiene pulita la camma che gira. Adesso a questo punto qua alziamo questo cavo qua e possiamo togliere anche questa bobina. Quindi questa era sotto e questa era sopra. Questo qui andava fuori, che qui c'è la corrente che va ai fari, questo va alle puntine. E il condensatore va alle puntine anche lui. Poi qua c'è il cavo che era collegato alle puntine che porta la corrente alla candela, qua c'è un gommino apposito. Adesso noi, vedete, c'è questo gommino qua, noi andiamo a schiacciare e andiamo a farlo uscire. Vedete, c'è questo gommino qua apposito. Si può fare con le mani perché se vi aiutate con il cacciavite c'è il rischio che si taglia. Vedete? Questa gola qua è dove andava qua sul carter. E qua siamo a posto. Adesso qua c'è da togliere la linguetta, è venuta con le mani, quella che tiene sia la camma delle puntine che il volano. Andiamo a metterla da parte. Adesso a questo punto qua abbiamo il cilindro. Questa è la vite che tiene il blocco motore al telaio e poi qua ci sono i due prigionieri. Adesso andiamo a sfilare il cilindro, io non l'ho pulito tanto poi qua va smontato in mille pezzi. Guarnizione è rimasta sotto nel cilindro. La guarnizione della testa qui già non c'era quando l'abbiamo smontato. Qua manca un seggio del pistone, come potete vedere. Dall'altra parte invece c'è. Allora, visto che lì già manca, lo giriamo al contrario e andiamo a battere per far uscire lo spinotto. Vediamo se abbiamo qualcosa che può andare da battere, ma c'è il seggio. Allora, per far prima uso un cacciavite. Vado a battere così facciamo andare avanti lo spinotto. Questo qui è uno spinotto 10, vedere a occhio.
vedere così, è uno spinotto 10, sì. Quasi disinvicolato. Ok, infatti c'è la gabbia rulli. L'albero motore originale del Piaggio Ciao sì, che monta la gabbia rulli, lo spinotto è da 10. C'aveva la bronzina invece è da 12 mm. Qua questo pistone qua è particolare, vedete che sopra è fatto così, infatti le fasce non sono uguali, quella sopra superiore e inferiore. Quella inferiore è una fascia normale, quella sopra è una fascia tipo a T, diciamo. Vedete come adesso ve la tolgo e vi faccio vedere com'è fatta. Non so se si vede, vedete com'è. È particolare. Anche qua si vede che il diametro è più piccolo e particolare del pistone. Invece quella sotto è una fascia normale. Come tante. Poi, a questo punto qua, se vogliamo aprire il blocco motore, c'è da prendere una chiave da 10 e andare a svitare le viti che tengono i prigionieri. Prendiamo questa chiave a T. 1, 2, 3, 4 e 5. Qua è la parte superiore dove c'era dove ci va il cavetto di massa che arriva dall'impianto elettrico del telaio. Ricordiamoci poi quando andiamo a chiudere che lì c'è quella sbarrettina lì. Svitando viene indietro il perno, che è dall'altra parte, perché vedete? Qua c'è l'esagono stampato, la forma dell'esagono, adesso messaggi la parte elettrica viene via. Per non dimenticarci i particolari facciamo così e andiamo per non perderli, li andiamo a evitare subito. Per qui la stessa cosa. Faccio proprio uno smontaggio alla veloce perché sono tutte quelle che avevo già fatto, ma avevo piacere di fare un tutorial unico. Poi qua c'è l'altro. Ne rimangono ancora due. Uno. Qui fa un po' fatica a svitarsi, magari c'è un po' di sporcizie. Vorrei sostituire il dado, poi si vedrà quando si rimonta. E poi c'è questo, che è l'ultimo. A questo punto qua bisogna dividere i due carter, quello grande da quello piccolo. La cosa più semplice qua è prendere un martello di gomma e battere. Se non si vuole battere direttamente sul filetto, prendiamo il dado che praticamente avvitava il gruppo e lo avvitiamo un po' sopra. Andiamo ad avvitarlo sopra fino ad arrivare magari così, e poi andiamo a battere con il martello di gomma. Mi raccomando, di gomma, perché se usiamo un teniamo dal carter questo qui con i due prigionieri, perché il carter è piccolo e col prigioniero di sotto andiamo a battere. Mettiamo sotto uno straccio, qualcosa di morbido per evitare che qualcosa di duro vada a sbattere quando si stacca, così, e è venuto subito. Adesso svitiamo il dado in modo che possa uscire. Adesso a questo punto qua c'è rimasto il carter con l'albero motore,
non viene via, bisogna scaldare per farlo venire via. Poi qua abbiamo l'altro carter con il paraolio. Paraolio, si prende un cacciavite, si fa leva e viene via. Così. Basta fare un po' leva. Paraolio è venuto. C'è il cuscinetto da far uscire, si può battere già così, questo qui è secco, sentite come che rumore che ha, non ce la fa più questo cuscinetto qui. Questo qui bisognerebbe scaldare e poi battere per farlo uscire, però credo che anche senza scaldare viene via, però noi possiamo scaldare così siamo più tranquilli. Adesso prendo la pistola apposita e così scaldiamo. E lo facciamo venire via. Adesso attacchiamo la pistola alla corrente, che poi io lo chiamo pistola, ma in realtà è un phon, non è una cosiddetta pistola, diciamo. È un phon da carrozziere. Così andiamo a scaldare lì un pochettino e poi possiamo battere. Mi raccomando, usiamo un fondo a carrozziere, non assolutamente non usiamo una fiamma ossidrica, se no roviniamo le sedi del cuscinetto. Togliamo anche un po' di qua, un pochettino, e poi proviamo a battere. Prendiamo anche qualcosa che vogliamo, anche una bussola così, tanto su cuscinetto è da buttare, quindi. Il cuscinetto è venuto, vedete? Adesso lo prendo così perché è caldo. Quindi questo carter qua è a posto, bisogna togliere poi la guarnizione, fare pulito. Vediamo che qua i travasi non sono stati limati, che origina sono originali. E vediamo anche la finestrella che è bella grande, perché sono stati fatti dei carter con la finestrella ad aspirazione piccola e il carter con la finestrella grande. La valvola non è graffiata, quindi è in buono stato. Qui forse è stato limato un po' l'entrata del collettore dai proprietari di prima, però tutto sommato è un bel carter.